Non è amore. Denunciate. Il personale della Polizia di Stato col questore Giovanni Battista Scali, il primo dirigente Bruno Zito, ha realizzato nella mattinata un punto informativo al centro commerciale La Fattoria contro la violenza sulle donne, distribuito materiale informativo e ribadito un concetto: certi comportamenti non sono segno di troppo amore, ma reati da denunciare subito, prima che sia troppo tardi. Nuovo record di positivi. Per il secondo giorno consecutivo il bollettino quotidiano dell'ULS 5 sull'andamento del contagio fa registrare il record di positivi delle ultime settimane. Sono ben 82 nelle ultime 24 ore. In crescita anche i ricoveri. Più 3 rispetto alla giornata precedente, si segnala purtroppo il decesso di una persona. Nasce il mercatino natalizio. L'altro ieri il red carpet, ieri l'albero di Natale, oggi le casette. Prende forma il cuore del Natale 2021, il centro a Rovigo, sull'Iston di Piazza Vittorio Emanuele. Sta nascendo il mercatino di casette in legno, che aprirà questo fine settimana. Due panchine, un solo messaggio. Inaugurata la seconda panchina arancione contro la violenza sulle donne nel parco del quartiere Tassina di Rovigo, dopo quella di ieri. Un'iniziativa fortemente voluta dal Centro Antiviolenza del Polesine, dall'Associazione Amici di Elena, dal Comune di Rovigo. No, non sono caduta dalle scale. Mattinata speciale a Porto Tolle con il Comune e Hauser, con una toccante e straziante performance di street art nel giorno dedicato al contrasto della violenza sulle donne. Al centro dell'installazione la scalinata che porta all'argine. Tutta Rovigo dice sì al Green Pass. Il giorno dopo l'annuncio da parte del Premier Mario Draghi del Super Green Pass, gli intervistati sono a favore. La situazione dei contagi, spiegano, è tornata a preoccupare e c'è bisogno di questo provvedimento per non tornare alla situazione dello stesso periodo dello scorso anno. Black Friday? Certo che sì! Un'opportunità che mette tutti d'accordo, quella del Black Friday. Sia clienti che commercianti, i primi approvano la possibilità di acquistare a prezzi ridotti, da sfruttare anche per i regali di Natale. I secondi apprezzano l'effetto traino per le vendite.